Questo programma è offerto da Meli Sottori, dal 1947. Federazione Ciclistica Italiana ci presenta un nuovo diario di viaggio. Andiamo in Australia, a Melbourne, per i mondiali e per questo nuovo progetto. Chitarrista, non ho mica tempo, Ed ecco che l'umore è alto anche in cucina. Siamo con i cuochi della nazionale, alle prese con i fornelli e anche con un po' di buona musica. Chi troviamo da questa parte? Ciao! Ciao, mi chiamo Eros. Eros, quante esperienze fino a questo momento in nazionale? Beh, sono diversi anni che andiamo via per i mondiali e ogni volta è una bella esperienza. Ogni volta è una bella esperienza, ma la più bella fino a questo momento qual è stata? Ma sicuramente a Salisburgo il primo oro di Paolo Bettini è stata veramente una bella esperienza. Passiamo dall'altra parte, rimaniamo sempre in cucina e siamo Salve, io sono Flamis. E devo dire che i cuochi sono molto seri e cucinano anche molto bene. Visti così, insomma, non sembrate molto affidabili. Detto ciò, raccontaci un po', parlando di cose più serie, cosa mangiano i nostri atleti? Ci sono differenze? Arrivano un po' delle leggi, degli ordini ben precisi dai vari CT o fate un po' di testa vostra? Beh, certo, sicuramente va seguito un menu guida, però poi alla fine ci si può anche sbizzarrire con qualcosa di diverso, non so, con della pasta un po' più italiana, tipo, che ne so, può essere una lasagna. E beh, niente, insomma, i nostri atleti cerchiamo di curarli al massimo, stando appunto le indicazioni dei medici, però se possiamo aggiungere qualcosa di nostro, ben venga, ecco. Cosa non manca mai sulle vostre tavole, sulle nostre tavole azzurre? Beh, il parmigiano e l'olio extravergine d'oliva e anche il prosciutto di Parma. E allora andiamo ad indagare invece sempre dall'altra parte qualcosa che invece deve mancare, che non possono mangiare. Oddio, così su due piedi tutti i grassi. Tutti i grassi. Tutti i grassi e i dolci devono essere stare un po' più regolati sui dolci. Abbiamo visto però crostate a volontà. Sì. La cioccolata la mattina c'è. La cioccolata c'è, ma le creme, diremo che i dolci e la crema sono da sconsigliare per gli atleti. Sei d'accordo? Sì, concordo con il collega Eros, ecco. La cena di questa sera? Facciamo una cosa sorpresa, ma stasera facciamo un po' di pasta alla bolognese, pomodoro e della carne ai ferri. Niente male, buon appetito, grazie ragazzi, ciao! Ciao!